Stefano Cuzzilla, presidente di Federmanager, la federazione degli manager dell'industria. Come vede la manovra del governo, presidente? Beh, è una manovra che ci preoccupa, anche se devo dire che leggendo tra le righe ho trovato delle cose che avevamo proposto noi, per cui sono veramente contento, che è quella dell'incentivazione al temporary manager. Questo è importante perché aspettavamo da tanto tempo, perché erano state fatte tante misure importanti sull'incentivazione dell'Industria 4.0 dal punto di vista dell'industria, ma non sulle risorse umane. Questa vediamo è una cosa importante quindi per l'impresa, per l'industria? Questa è una cosa importantissima perché finalmente si inizia a parlare di manager, si inizia a parlare e a capire che i manager sono la spina dorsale di questo paese. Questo è un momento dove siamo molto denigrati e infatti c'è la questione annosa per noi, ma non dal punto di vista del controllo, annosa per quello che ci ricasca sempre su di noi in maniera grave, come il tema delle pensioni. Qui ci sono dirigenti che hanno lavorato una vita, che stanno sostenendo le proprie famiglie, che hanno versato i contributi, e ogni volta vediamo uno sciagallaggio su proposte ogni volta che c'è un governo. Questa la famosa volta... frase è quasi fossero un banco, ma il governo prende sempre da quella parte. Sì, il governo prende sempre da questa parte, non è solo questo governo, anche gli altri governi non hanno fatto sicuramente meglio, sempre blocchi della perequazione, sempre contributi della solidarietà, ogni volta si parla e si denigra con pensioni d'oro, ma almeno per quanto riguarda la nostra categoria parliamo di una categoria che ha versato i propri contributi, che ha lavorato una vita, che ha fatto grande questo paese. Io lo dico sempre, questo è un paese primo per le risorse umane, ma non per le risorse naturali, non per il prodotto interno lordo, non per estensione territoriale. Ecco, noi dobbiamo giocarci le nostre risorse umane. Diciamo che si meriterebbe di più il paese. I manager hanno delle loro proposte da avanzare al governo in vista della una futura modifica del disegno? Beh, sicuramente più incentivi per defiscalizzazione dei dirigenti che vogliono iniziare a investire nelle start-up. Vediamo che c'è un provvedimento, incentivi all'introduzione dei dirigenti e aiutare le piccole e medie imprese italiane che hanno bisogno in questo momento per fare un salto di qualità, e lì spingiamo molto sull'export noi. E chiaramente dall'altra parte vogliamo che riparta questa politica industriale, una politica industriale che in questo momento per noi è ferma, ci sono sempre dei dubbi sugli investimenti, ci sono dei dubbi sempre sulle grandi opere pubbliche, ma a questo punto anche sulla manutenzione. Abbiamo bisogno di una manutenzione forte in questo paese per dare sicurezza a tutti gli investitori, anche stranieri e italiani, che c'è un progetto. Si parla di 15 miliardi, staremo a vedere. Chiaramente speriamo che quando iniziano le opere si possano iniziare e continuare e non ci si possa sempre mettere in discussione. Questo è un paese che per la posizione geografica potrebbe essere tra i primi per il rilancio dell'economia, ma chiaramente ogni volta da noi ci sono tantissimi blocchi che fermano, sempre in maniera strumentale. Quello che mi preoccupa è che tante cose vengono sempre fatte in maniera strumentale, sia dal governo che dall'opposizione, e in questo caso sono preoccupato perché ci sono le porte europee che sono un banco di prova per i partiti politici, però non devono essere un banco di prova per gli italiani, non deve essere un banco di prova per la gente che lavora e per la gente che cerca lavoro. Lì anche sul reddito di cittadinanza noi vogliamo aiutare chi è più debole, ma per noi per aiutare si deve incentivare l'azienda, le imprese, il lavoro, e non si devono dare comunque dei premi, perché è umiliante anche per la persona. Si deve cercare di trovare il modo di introdurre questa gente nel mondo del lavoro, e si introduce cercando di far girare tutto il meccanismo dell'economia. Non è che si debba pensare che mandando a casa qualcuno, anche se a noi la quota 100 per noi è interessante, ma possa essere subito ricambiato, perché lì c'è il discorso esperienza, c'è il discorso sicuramente anche di responsabilità da parte dell'azienda, le capacità. Ecco, cerchiamo di aiutare i giovani dandogli una formazione giusta per cercare di essere in questo momento competitivi. Questo è un paese che ha sulle competenze digitali il 29% contro il 39% della Germania e il 50% della Gran Bretagna. È chiaro che noi dobbiamo puntare di più sulla parte digitale se vogliamo cambiare questo paese. Possiamo sperare in una ripresa, a suo avviso? Decollerà l'economia come si spera il governo e come speriamo tutti? Ma diciamo, da questi dati che abbiamo su questa
manovra, l'economia che riparta la vedo molto difficile. In questo momento speriamo di non fare danni, poi staremo a vedere. Noi siamo persone ottimiste, non siamo persone, siamo abituati anche in azienda, non siamo persone che cerchiamo solo di criticare, di vedere. Cercheremo di trovare la parte buona, però saremo anche delle persone che si faranno sentire da adesso in poi, perché non possiamo più stare all'angolo e subire quando vediamo il nostro paese comunque che non è tra i primi al mondo per tante cose. Non sarà facile, ma auguri. Grazie.